amore deve essere un po' una ricetta di tanti ingredienti, tra cui la seduzione, la passione, la complicità. Se tu dovessi fare una ricetta vera, nel senso di mettere proprio quelli che sono grammi, chili, eccetera, nella tua vita, cioè, come potrebbe... un quintale di passione e un grammo di amore? No, scherzo. No, metà e metà, dai, facciamo. 50 grammi di amore, 50 grammi... Io, in piccolo, ovviamente, quasi. Ognuno poi lo eleva all'ennesima potenza quanto vuole. Ti devo farti, devo farti una domanda che parecchi ragazzi che erano qua e parecchie persone volevano farti. La televisione, quando è che ritorna Laura Freddi in televisione? Ma per ora sono in teatro, basta. Basta, sennò poi faccio troppe cose. Ma in televisione tornerò quando sarà il momento di tornare, quando ci saranno... Non si può adesso, vedi? Quando ci sarà una cosa adatta a me. Adatta a me tu dici, ma che ti vengono a bussare a casa e ti dicono... No, l'ho bussato io. Laura, c'è una cosa adatta a te? No, è che io sono... per ora sono in attesa magari di poter scegliere qualcosa che sia almeno dignitoso da fare, diciamo così. Che freddo fa. Senti, musica Gigi D'Alessio, insomma, qual è la canzone, al di là di quelle di Gigi, che sono le canzoni, diciamo, nella tua vita, la canzone importante, per esempio, che ti ha fatto innamorare? E poi la dovrei anche cantare un pezzettino. Io, Gigi D'Alessio non c'era ancora, forse? Cioè, c'era, e a parte Gigi? Non era molto famoso quando io mi sono innamorata, perché ero piccola e adesso sono anziana, quindi non facciamo conti con il tempo. E poi che mi dicevi? Che mi ha fatto innamorare. La canzone della tua vita. Ricordati di me di Antonello Venditti. La possiamo accennare? Cioè, la accenni? Ricordati di me questa sera che non hai da fare e tutta la città è allagata da questo temporale. Non c'è sesso senza amore. Torniamo alla domanda di prima. Una storia senza fine, fa girare il mondo intorno a noi. Senti, qual è la cosa più bella da ricordare di Laura Freddi, secondo te, per le persone che ti conoscono? Ma io ho scoperto di avere un fan club numerosissimo di ragazzi che sono ancora lì attaccati al mio personaggio, insomma, a quello che sono stata anche negli anni, insomma, 15 anni di lavoro non sono pochi. Spero di continuare così, insomma, con costanza. Credo, probabilmente c'è molto affetto, io sento molto calore e molto affetto da parte di queste persone, sono tante, e anche il desiderio di rivedermi in televisione, come hai fatto tu la domanda precedente, di vedermi, quindi secondo me questa è una cosa positiva. Forse a volte le cose si apprezzano di più quando non si vedono e non ci sono, quindi spero di poi di accontentare tutti tra un po', anche il mio fan club e un ragazzo che si chiama Vito, che è il presidente, che lui praticamente di me sa tutto, anche quello che io non so, lui lo sa. Cioè, della mia vita lui sa tutto. Cosa non sappiamo di te? Gli scheletri nell'armadio ce l'hanno tutti, però io non posso, sono sposata, questo si sa, il passato è il passato, il futuro, boh, vedremo. E allora ricordati di me questa sera che non hai da fare. Mi hai fatto stonare però, È stato io? Sei intonato? Io? Insomma. Grazie. Andiamo insieme a lezioni di canto, io sto per cominciare una serie di lezioni. E io ho finito. Vieni con me. Grazie. Ti aiuterò io. Ciao.